Ciao a tutti, oggi parliamo di, oggi stasera, parliamo di Stefano Benni, La grammatica di Dio, libro pubblicato nel 2007, edito dalla Feltrinelli con un prezzo di copertina di 14 euro. Questo libro l'avevo inserito praticamente nel mio project in books perché l'avevo acquistato, ma quando lo comprai un po' così alla cieca, senza leggere alcunché della trama, senza sapere appunto in che cosa mi sarei imbattuta. La mia lettura si era fermata a metà del primo racconto e vi spiego anche il perché. Praticamente io, non sapendo che si trattava di un insieme di racconti, credevo che si trattasse di un romanzo. Quindi i protagonisti del primo racconto, io l'avevo scambiati per i protagonisti del romanzo, e praticamente il primo racconto è basato sulla storia di un signore che rimane vedovo, che si ritrova praticamente a casa da solo, da solo con il suo cane. È un po' per una moltitudine di sentimenti e qualcosa del genere, non fa altro che comunque far pagare le sue sofferenze al suo cane, cioè praticamente se la prende con il cane, lo maltratta, lo abbandona e basta. Però il cane rimane sempre fedele al suo padrone, quindi anche quando lui lo lascia, lo abbandona a 70 km da casa, il cane ritorna sempre a bussare alla sua porta, cioè si va a trovare sempre avanti alla porta, pure quando lui parte, viaggia, poi il cane ritorna sempre a casa sua e lui praticamente lo maltratta, in poche parole. E io non avevo continuato a leggere questo libro perché pensavo appunto che l'intero libro si basasse su questo, e siccome sono particolarmente sensibile nel leggere dei maltrattamenti degli animali, non ero andata avanti. Poi ho detto, cioè un giorno ho detto, ah, vediamo un pochino come si evolve questa vicenda, questa storia, leggiamo un po' la trama di questo libro di Stefano Belli, e ho scoperto che era un insieme di racconti. Quindi davvero non l'avevo nemmeno sfogliato, quindi immaginate. E quindi era un insieme di racconti. Ho continuato a leggere la fine del primo racconto, che è appunto questo qui che vi stavo raccontando prima, di questo cane che si chiama Boomerang. E niente, poi sono andata avanti. Allora, sono praticamente delle storie che hanno come filo conduttore la solitudine, cioè la solitudine è proprio il sentimento che traspare in tutti quanti i racconti. Sotto il titolo del libro, infatti, se non sbaglio, c'è il sottotitolo che sarebbe Storie di solitudine e di allegria. Però ecco, tutto. Allegria proprio non ne ho vista in questi racconti. Più che altro erano dei racconti abbastanza semplici, sono racconti davvero semplicissimi, storie abbastanza comuni, nulla di particolare. Poi tra l'altro, se avete letto bene, sapete un po' come la sua scrittura, così un po' pungente, un po' ironica, e quindi racconta praticamente, tratta di argomenti anche pesanti. Anche no, pesanti, anche forti, e praticamente lo fa appunto con ironia, con un po' di finta superficialità. Allora, i racconti sono all'incirca una ventina. Ora vi parlo così sommariamente di quelli che mi hanno colpito di più. Alcuni racconti sono proprio a libera interpretazione, cioè sono un po' metaforici. Ad esempio, il racconto intitolato Le lacrime. Stefano Benni inizia a raccontare di queste lacrime che piovono dal cielo, che cadono così con questa forma sferica. È un po' un racconto metaforico che va interpretato. Voi probabilmente vedrete i titoli dei racconti, ve li faccio scorrere qui sul video. Comunque, c'è un racconto che si intitola L'eutanasia del nonnino. Praticamente in questo racconto il protagonista è un nonnino, no? Un signore molto anziano che ha perso la compagna, i figli non se ne fregano, i figli non lo calcolano più di tanto, e quindi lui praticamente si ritrova da solo, viene ricoverato in ospedale, poi in ospedale praticamente inizialmente trova dei passatempi così un po' stupidi, a parte, ecco, fumare tabacco, inizia a telefonare alle linee erotiche, a parlare con delle ragazze che praticamente, con delle ragazze che dall'altro capo del telefono, si dice dall'altro capo del telefono, sì, praticamente lo intrattengono, gli fanno compagnia perché appunto i figli l'hanno lasciato praticamente da solo in questo letto di ospedale. E viene raccontato in maniera abbastanza ironica. Addirittura questo nonnino praticamente un giorno non sa più come
impegnare il tempo. Allora appendo un cartellino con scritto: si accettano anche visite di altri parenti, perché a lui non veniva, cioè, a lui non, nessuno faceva più visita. E quindi è un po', cioè, tutta questa solitudine, tutto quanto. Si avverte proprio in questo racconto, così come anche negli altri. No, un altro racconto che è dal titolo Sospiro. Allora, in Sospiro. Sospiro sarebbe praticamente il soprannome di un signore, di un ragazzo. Non so se si viene specificata l'età, comunque tipo gli do 30 anni. Ok, vabbè, io ho dato io 30 anni a questo signore. E praticamente è un ladro, è un ladro, e nel racconto viene spiegata un po' la sua vita. Praticamente questo signore, quando era bambino, era rimasto orfano, o comunque era stato abbandonato dai genitori, e lo zio lo indirizza nella strada, verso una strada cattiva, appunto, perché poi quando cresce si ritroverà praticamente a rubare. Ma scopriamo che non è un ladro come i ladri di professione, che entrano magari in un appartamento e svaligiano tutto. No, lui è un ladro che entra negli appartamenti delle altre persone per vivere la vita delle altre persone, per sentirsi parte di qualcosa. Perché si sente talmente forse così solo, così triste, senza una famiglia, lui la notte apre le case degli altri e praticamente inizia a vivere, a fantasticare sulla vita che conducono magari con le famiglie. Si immagina il calore di una famiglia, di quella famiglia, le abitudini, le giornate, e lo fa osservando tutti quanti gli oggetti di queste famiglie, gli oggetti magari della loro cucina, osservando il loro frigorifero, oppure le fotografie che sono sulle loro mensole, sui loro comodini. E quando ruba, cioè quando se ne va, porta con sé gli oggetti quotidiani delle famiglie, che utilizzano queste famiglie, come per esempio, che ne so, una forchetta, una fotografia, una tazza, cioè cose del genere. Nelle case degli altri di notte per rubare qualche cosa. Ma entra per sentirsi lui stesso parte di qualcosa. È come se lui, entrando in una casa, poi si sentisse anche parte di quella casa. Si sente un po' anche meno solo. Poi però ritorna sempre nella tristezza, nella solitudine del suo garage. Poi un altro racconto interessante è Mai più solo. Allora, già dal titolo appunto si capisce che è proprio solitudine agli estremi. Racconta di un signore asociale. Insomma, la società non lo calcola perché è un pochettino diverso, cioè, diverso nel senso che non è di pari passo con gli altri, cioè, per quanto riguarda la tecnologia forse, è rimasto indietro, non ha un cellulare. Il fatto di non avere un cellulare lo porta ad essere appunto alienato, cioè tutti quanti hanno un cellulare, tutti quanti si sentono parte del mondo, parte della società, solo se hanno il cellulare. E praticamente lui cosa fa? Un giorno decide di andare a comprare un cellulare, poi il giorno dopo ne compra un altro, poi un altro ancora, e arriva ad avere quattro cellulari. E questi quattro cellulari riusciranno a fargli un po' risollevare l'animo, in quanto lui si accorge che dopo aver acquistato questi telefonini, praticamente tutte le persone attorno a lui lo calcolano, iniziano a parlare con lui, iniziano a fargli domande: ma con chi parli al telefono? Ma tu hai quattro cellulari, ma sarei una persona davvero impegnata? Ma cosa te ne fai di quattro telefoni e così tante persone che ti cercano? E lui si sente davvero soddisfatto, però inizia un percorso un po' da malato, nel senso che da malato. Inizia un percorso un po' da malato. Cioè, si fa condizionare tantissimo e arriva addirittura a crearsi un mondo immaginario. Arriva a farsi squillare tipo il primo telefono con il secondo telefono, cioè si chiama da solo e finge di parlare appunto con l'amante, con la fidanzata, con il datore di lavoro. Il nucleo del racconto praticamente è la solitudine. Il conto carino è Una rosa rossa, dove per protagonista abbiamo un signore anziano che decide di vendere la sua attività di fioraio. Il racconto si apre con il discorso, con il suo discorso, e inizia a raccontare dagli anni in cui andava a scuola, e inizia a raccontare com'è che è riuscito ad aprire questo negozio di
di fiori, è per, soprattutto per quale ragione? La motivazione è abbastanza romantica, cioè in pratica aprì questo negozio perché un giorno uscì con una ragazza, questa ragazza vide una rosa, mortificato perché non aveva i soldi per comprare la rosa alla ragazza che le piaceva, e in seguito a questa cosa decise di aprirsi un negozio di fiori, e da allora tutte le rose rosse che guardava in giro gli ricordavano appunto questa ragazza. La storia è abbastanza carina. Non si capisce se abbia raccontato questa storia per intenerire gli acquirenti, per appunto stimolarli a comprarla, a comprare questa sua attività, oppure se davvero in realtà dietro la sua attività c'era realmente questa motivazione così abbastanza personale, anche se alla fine mi sono fatto una mia idea, cioè che realmente questa era una storia vera. Il titolo La grammatica di Dio l'ho riscontrato soprattutto nel racconto Frate Zitto, cioè dal titolo Frate Zitto, cioè lì è in qualche modo ricollegabile il titolo del libro La grammatica di Dio con questo, soprattutto con questo racconto che vede come protagonista appunto un frate che si interroga su Dio e di punto in bianco un giorno decide di non parlare più. Cioè. Tutti quanti sono preoccupati per lui perché non parla, qua e là, comunque infine il racconto è abbastanza carino, anche ciò che viene scritto. Tutti quanti gli altri racconti, ripeto, sono da leggere e sono abbastanza carini. E niente, quindi con questo ho finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!